faremo adesso un allenamento con un EMOM da 10 minuti. Ogni minuto cambieremo ovviamente lato di esecuzione, perché l'impugnatura è maniglia singola. A coppie, la mano interna. 5 row. Cinque biceps curl. Touchdown and cup. Vai veloce. Stop. Cross. Jump. Cross. Jump. Cambio mano, apertura Y. Ok, il tempo rimanente del minuto di lavoro è quello che ci serve per il recupero, nel nostro caso per fare cambio. Si riparte, sei pronta? Secondo minuto di lavoro, mano interna, via. Yeah. Sempre 5 remotori. Vai veloce. Bicipite. Touchdown. Clap, via. Yeah. Uno. Mano, Y, via. Ok, tempo di recupero e così via per i 10 minuti di tempo.